Lucia, grazie a Valli. Adesso è arrivato il momento della sorpresa. Abbiamo qua nel nostro contesto sociale delle donne eccezionali. Una di loro è Mirfet, Rossella è l'altra. Venga chiesta la bella presenza. Tu Giuliano, ti hanno mai chiamato e ti hanno chiesto se bella presenza? A parte che sei molto affascinante, però insomma. E questa cosa così mi ha molto colpito e negli ultimi anni, proprio quest'estate mi è successa. Volevo dare così
un piccolo contributo in questo senso. Magari riflettiamo al di là del fatto che in certi posti di lavoro le donne sono, non sono ritenute tali, eccetera. Però adesso noi subiamo anche questa cosa, cioè io idraulico, se fosse una donna, mi vado se sai di bella presenza, lavori, se no. E quindi questa cosa mi ha fatto riflettere proprio oggi, ho pensato a questa cosa, non so, questo è quanto. Io ringrazio tutti, sono Mirfa il Piccolo e sono una scrittrice. Per me è molto importante questo invito, essere qui, ho accettato molto volentieri con grande entusiasmo di essere qui, perché sto attraversando un momento un po' delicato, nel senso che ho una persona che ho denunciato per stalking e che mi sta appunto addosso da tantissimi anni, una storia veramente lunga, che mi ha costretta anche a nascondermi, a nascondere il mio lavoro e a nascondermi anche come persona. Quindi per me avere il mio nome pubblicizzato, cioè su un manifesto, è molto importante, ha un peso specifico enorme. Questa persona non è qui questa sera, quindi è già un ottimo risultato. Ma io avevo un po' paura, effettivamente, ma sapevo che sarei venuta in un luogo dove ci sono delle amiche, quindi non sarei stata sola. Quindi questo secondo me è stato molto molto importante. Noi donne non siamo molto tutelate dal punto di vista legislativo, quindi insomma dobbiamo un po' arrangiarci e aiutarci tra di noi e fare, come dire, scudo, farci scudo, ecco. Sono uscita, allo scoperto di nuovo con il mio lavoro sui social, con un blog che al momento non è molto attivo, ma sono molto attiva sui social soprattutto per promuovere il mio lavoro e qualche fatica ogni tanto, perché appunto ho questa cosa che mi sta un po' addosso, questa persona che mi sta addosso lo sento ed è presente. E avrei voluto parlare del mio romanzo in uscita, ma purtroppo il romanzo non è più fisicamente, quindi mi spiace. Tratta, il titolo è Il disordine non va in scena, parla appunto di una donna che nel 1969, quindi l'epoca di grandi cambiamenti, esce di casa per fuggire con il suo amante. Il suo obiettivo è cambiare vita totalmente, non essere più relegata a moglie infelice, in un matrimonio senza figli, insomma, che non le piace, cerca di fuggire. E purtroppo questo libro, insomma, non è qui, quindi non mi dilungherò moltissimo su questa cosa. Io, oltre che parlare della mia esperienza, vorrei parlare dell'esperienza di alcune donne comuni, quindi non sono eroine, di alcune donne comuni della ex Jugoslavia. È un tema caldo perché, come ben sapete, è appena stato condannato Mladic, il macellaio. Ecco, io vorrei ricordare queste donne che in Slovenia nel 1991, quindi era agli inizi della guerra, più o meno, insomma, agli inizi di quelle che vengono chiamate le guerre balcaniche, poi non faccio la lezione di storia, non sono una storica, studio storia per i miei romanzi, per i miei scritti, ma non sono una storica. Insomma, queste donne in Slovenia, la Slovenia fu la prima che tentò appunto gli chiese di separarsi dalla ex Jugoslavia. Cosa successe? Che immaginate, i soldati dell'armata rossa, quindi della Jugoslavia, entrano in Slovenia per fermare questa secessione. Entrano in Slovenia, erano circa 25.000 questi soldati, alcuni poi disertarono anche. E succede un giorno che caricano un pullman di donne serbe, di madri serbe, affinché vadano a trovare i loro figli in Slovenia, a distanza in Slovenia. Questo camion, carico di queste donne e dei soldati che accompagnavano il femminismo, perché era uno sport armato, questo camion arriva in Slovenia e le madri slovene accolgono le madri serbe offrendogli del tè, gli dicono sediamoci, fermiamo questa pazzia. L'invito non fu accolto,
insomma, erano donne scortate dalle armi, erano sotto pressione. Quindi ancora una volta, nella nostra storia recentissima, abbiamo donne che cercano di opporsi alla guerra di degli uomini e donne che vengono usate per fare la guerra. Cioè, di nuovo questa opposizione, questo scontro, questo uso delle donne. Ecco, io tra tutte queste anche grandi eroine o donne comuni, a me interessano molto le persone comuni, no? Scrivo sempre di persone piccole che nel loro piccolo cercano di fare grandi cose, ma che rimangono comuni, potrebbero essere noi. Ecco, a me piace ricordare in tutta questa vicenda di questa grande guerra un uomo, un soldato. Il suo nome è Vladimir Zykovich. Questo soldato fu uno dei primi disertori e lo fece in maniera veramente eclatante, secondo me visionaria, assolutamente pazzo. Cioè, un soldato che prende il carro armato, va davanti a quello che è il Parlamento di Belgrado e grida: tenetevi il vostro carro armato, volete fare la guerra, fatela voi. Esiste questo uomo, è ancora vivo. Non ci sono molte informazioni su questo uomo, ma esiste. È un uomo eccezionale. E io, a me piace pensare che ci siano tra di noi uomini eccezionali. Non sono tutti violenti, non sono tutti, non vogliono tutti opprimerci, non vogliono tutti fare la guerra. Mi piace pensare, ecco, che ci siano altri uomini eccezionali come questo. Ecco, io di tutta questa vicenda dei Balcani vorrei inoltre ricordare una grande scrittrice, ma giornalista e storica, che è Slavenka Draculic. Purtroppo non ci sono molti libri tradotti in italiano ed è veramente un peccato, ci sono in inglese, ma non in italiano. In italiano ce n'era uno che è andato fuori catalogo, è Come se io non ci fossi. Slavenka Draculic è croata, giornalista, scrittrice, si è addentrata proprio nella guerra. Lei poi ha dovuto lasciare il suo paese, ma comunque tornava periodicamente, aveva bisogno di avere continui contatti con la sua terra e con la guerra. E ha raccontato la guerra dal punto di vista delle persone. Ha lasciato parlare le persone, ha lasciato parlare tantissime donne. È davvero un peccato che non sia tradotta in Italia e che questo libro, edito da Rizzoli, Come se non ci fosse, sia praticamente scomparso. Forse c'è qualcosa nelle biblioteche, perché io ricordo che ho regalato una copia di questo libro circa 4-5 anni fa, quindi ancora c'era in commercio. Adesso ho controllato il sito, purtroppo non c'è più. Ecco, questo libro, Come se non ci fossi, che spero appunto sia reperibile nelle biblioteche, parla di una donna bosniaca, di molte altre donne bosniache durante la guerra furono sfruttate. È rimasta incinta questa donna. Io amo questo libro perché questo libro sospende il giudizio. Cioè, per tutto il libro ci si chiede, ma questa donna lo terrà questo bambino? Questo bambino frutto di una violenza terribile, lo terrà? Ecco, non vi dico come va a finire. Io vi invito a cercarlo, a trovarlo, perché appunto chi mi conosce sa che a me non piace guardare sotto la gonna delle altre donne, non mi piace mai giudicare le scelte che le altre donne fanno. Preferisco osservare, prendere atto e conoscere altre donne, ecco. Io amo questo libro perché appunto sospende qualsiasi giudizio. Non si può condannare una donna che ha deciso magari di abortire in una situazione di quel tipo o anche un'altra, no? Io chi sono per un'altra donna? Non lo so. Ecco, io amo questo libro qua appunto per questo motivo, perché sospende il giudizio e quindi in un certo modo mi sento rappresentata da questo scritto. Volevo dire un'altra cosa molto brevemente. Nella mia carriera, all'inizio, quando dicevo voglio scrivere, mi dicevano: beh, ma allora scriverai di donne, allora scriverai storie di donne. E dicevo: ma perché io non posso scrivere qualsiasi cosa? Devo scrivere per forza di Tampax? Mi è sempre dato molto fastidio questa cosa. E quindi cosa ho fatto? Leggevo solo autori maschili. Leggevo solo autori maschili. La mia prima raccolta di racconti, della quale ho pubblicato qualcosa in Inghilterra, perché ho vissuto in Inghilterra, solo di uomini parlavo, insomma di solo racconti maschili, perché non volevo essere categorizzata e obbligata a scrivere solo di Tampax. Quindi ho fatto veramente questa violenza, ma insomma,
ci siamo quasi, mi sono sforzata di... Mi sono neutralizzata anch'io, mi sono sforzata di non parlare di donne, di non leggere altre donne. Ho ridimensionato questa cosa negli anni, per fortuna, perché ci ho guadagnato. Infatti il mio romanzo parla di una donna che decide di, sapete cosa, mando tutto al diavolo e ricomincio da lì la mia vita. Quindi ho scritto questo romanzo qui, che appunto poi alla fine parla di una donna. Il mio prossimo romanzo invece parlerà di un soldato, quindi... Grazie.
Tra l'altro stasera, per chi vuole, alle 11 appunto c'è questa trasmissione sulla 7D. Noi intendiamo vederla tutti insieme al bar dell'Atrion. Chi vuole venire con noi ci stringiamo e accoglieremo tutti. E siamo giunti alla fine di questa serata. Abbiamo ascoltato storie di donne speciali, a partire da tempi antichi fino ad oggi. Pensiamo che la narrazione sia importante, le parole sono importanti perché sono il veicolo della nostra cultura. Un detto popolare della nostra lingua dice: dietro a un grande uomo c'è una grande donna. Noi rivendichiamo il diritto di non stare dietro, ma di scegliere liberamente la nostra strada e di percorrerla, un po' come quel dipinto, con la nostra valigia di sogni, di progetti, di talenti e anche di paure. Vogliamo ringraziare moltissimo le nostre ospiti e le nostre relatrici che hanno reso questa serata così bella e speriamo che insomma sia piaciuta a tutte. Vorremmo farlo con un omaggio floreale, quindi chiedo alle nostre relatrici e ospiti di venire qui, Lucia Tornaghi, Franceschini Vanni, non lo statevole qui, Mirce Piccolo, Stella, vuoi venire? E Silvia Bezzi e tutte le figlie. Libera, libera, padrona de nós mesmas.